Praticamente. Buongiorno a tutti, oggi è il 26 agosto 2019, lunedì, ci troviamo qui al laghetto della stazione. E qui, professore, buongiorno, cosa abbiamo notato? Abbiamo notato questo spettacolo piacevole, se vogliamo, dopo le brutture di quest'inverno e dell'ottobre scorso rispetto al laghetto. Le brutture nel senso che voi ricordate come era ridotto, abbandonato a se stesso, con ramaglie e acqua putrida che galleggiava, le ramaglie che galleggiavano su quest'acqua putrida. Invece adesso lo spettacolo è di un'area completamente ripulita, pronta, speriamo, anche a riprendere la sua funzione decorativa e di abbellimento di questo posto della città. E speriamo che sia di buon augurio e insieme all'appello a far funzionare nuovamente questa vasca, io mi sento di dire anche che questa parte dei giardini, che un mio amico, esattamente Gianni Senetta, chiamava Berlino Est, rispetto a quella parte verso il corso Crimea, è priva di illuminazione, è molto buia, quindi chiunque può fare quello che vuole indisturbato e invisibile ad altri. Quindi insieme a questo laghetto che, ripeto, dovrebbe riprendere la sua funzione di allietamento della città e dei giardini, anche l'elettricità, l'illuminazione dovrebbe essere potenziata e finalmente rendere fruibile questa parte dei giardini. Va bene. Hai da aggiungere qualcosa? Sono molto soddisfatto di questa visione qui stamattina, che è tutto pulito. Sì, passando così per casa abbiamo visto proprio... Sì, abbiamo visto che la staccionata, il recinto è da mettere un po' in ordine, soprattutto lì dal ponticello ci sono delle assi che sono crollate, ma bastano due viti, come avevamo già fatto una volta, certo. Io e Gianni Senetta. Certo, ricordo. Va bene, a questo punto un saluto, un arrivederci al prossimo video. Va bene.